Buonasera, bentrovati, benvenuti a questo appuntamento con Grigi nel cuore. Oggi è martedì 5 ottobre, un'altra puntata per approfondire il discorso di questa bellissima avventura che stiamo vivendo, che è quello dei Grigi in Serie B. Vorrei subito all'inizio della serata presentarvi i nostri ospiti, che sono Fabrizio Pozzi, del giornalista di Grigi Online, della testata grigionline.com, Esatto. via internet, e poi anche Mirko D'Accordo, che invece oltre ad essere un grande tifoso è anche la fortuna di essere lo speaker dello stadio Mocchia Gatta, che quindi vede Vedo. cose che noi umani difficilmente riusciamo a Buonasera a vedere, tutti. vivi lì in mezzo. Buonasera Mirko. E naturalmente veniamo da un weekend fantastico, perché a parte le questioni meteo abbiamo avuto la fortuna di avere un incontro di calcio che finalmente ci ha dato non solo soddisfazione, ma grande fiducia per questa squadra che ha già fatto l'incredibile, come dicevo prima, ha già fatto un miracolo ad arrivare in Serie B, e quindi dobbiamo ringraziare, oltre al presidente Di Masi, tutto lo staff, tutti coloro che ci sono intorno. Ne parlavamo prima e adesso li citiamo tutti, perché ci hanno regalato non solo un sogno dal punto di vista, come possiamo dire, così tecnico-sportivo, ma anche dal punto di vista dell'importanza di questa città, perché essere in Serie B è una cosa che ci dà una visibilità davvero unica e speciale. Tra l'altro, devo dire subito all'inizio che sabato mi è capitato di essere in mezzo ai tifosi, c'era una specie di gemellaggio, voglio dire, o comunque un vogliamoci bene, che è davvero difficile con i tifosi del Cosenza, che è difficile da trovare. E li abbiamo visti prima e dopo la partita. Qui stiamo vedendo le immagini dell'ingresso allo stadio, ed è stata una cosa molto bella, perché se il calcio fosse sempre così, sarebbe veramente quello di cui ha bisogno una città, quello di cui ha bisogno una comunità come quella che abbiamo noi, Alessandrina, per arrivare ad avere sempre degli aspetti positivi, ad essere sempre anche in classifica per gli aspetti positivi. Allora, vorrei iniziare con Fabrizio Pozzi, perché l'estrazione è andata così. Fabrizio, giornalista di Grigi Online, un commento, Fabrizio, su questa bellissima partita che abbiamo visto, finalmente vittoriosa dei Grigi in questa nuova categoria. Una vittoria, tra l'altro, strameritata, mi sembra. Sì, sono d'accordo e mi riallaccio però immediatamente a quello che stavi dicendo prima, Dedè, a proposito proprio del momento che si è vissuto durante la partita a metà del primo tempo, quando i tifosi del Cosenza hanno avuto il bel gesto di srotolare quello striscione che inneggiava a Enzino Spinello, l'indimenticato tifoso scomparso troppo presto, e che secondo me in fondo rappresentava un po' tutti quelli che non c'erano e che non hanno avuto la fortuna di vivere queste sensazioni che noi stiamo vivendo. Infatti l'applauso commosso dello stadio, prolungato e convinto, veramente è stata la risposta migliore a quel gesto che Sì. è davvero da tanto di cappello. Parlando della partita, invece, sicuramente è stata una partita, una classica partita di Serie B, l'ho definita perché credo che l'impressione che si è avuto è che la prima delle due squadre che fosse riuscita a segnare molto probabilmente avrebbe vinto, perché l'equilibrio correva davvero sul filo. Il primo tempo è stato leggermente appannaggio del Cosenza, che ha avuto un'occasione significativa soltanto alla fine del primo tempo, con un tiro di Gori, chiedo scusa, di Boltan, splendidamente parato da Pisseri, tra l'altro, ma un cambio di passo da parte di Alessandria nel secondo tempo, dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo, con le sostituzioni. Quello che è emerso poi nel dopopartita è che si trattasse di un vero e proprio piano gara da parte di Mister Longo, che ha architettato questa strategia che poi si è rivelata vincente. Si è rivelata vincente al punto che dopo il gol di
di Gennaro, sostanzialmente il Cosenza è sparito dal campo, non ha più prodotto alcuna occasione se non un paio di calci d'angolo senza esito, e questo significa che anche dal punto di vista mentale l'Alessandria è riuscita a imporre la propria personalità. Sì, tu hai parlato giustamente di strategia. Mi sembra che la strategia sia cambiata dal punto di vista tecnico dell'approccio alla partita in questa occasione particolare, cioè che le altre partite abbiamo fatto un bel gioco espresso molto bene, che entusiasmava, però in effetti beccavamo tanti gol, o poi siamo stati anche molto sfortunati o trattati non benissimo, no, dall'arbitraggio, però voglio dire anche questo cambio di strategia era cercato e voluto da molti tifosi che dicevano va bene, sappiamo giocare al calcio, però forse cominciamo a preoccuparci di non prendere tanti gol. Beh, che poi è essenzialmente la vera e propria ricetta per riuscire a ottenere risultati. Guarda caso la prima vittoria è venuta proprio alla prima occasione nella quale l'Alessandria non ha incassato reti. Sì, rispetto al passato una formazione che si è schierata con un po' più di cautela, ancorché dal punto di vista del modulo, dei numeri, non sia cambiato molto. È cambiato qualcosa dal punto di vista degli interpreti, per esempio a metà campo a seguito degli infortuni, con l'esordio dal primo minuto di Palazzi, che aveva giocato bene a Perugia nel secondo tempo subentrando, e poi l'innesto di Marconi, che è entrato nell'azione del gol e poi comunque ha dato un peso offensivo sostenendo la palla, permettendo alla squadra di salire quando era il momento, ma anche in chiave difensiva sui calci piazzati, dove l'Alessandria invece era piuttosto carente. L'ingresso in pianta stabile ormai di Prestia e la presenza di Marconi certamente hanno permesso di essere meno vulnerabili sui calci piazzati per gli avversari. Hai già detto due nomi molto importanti, perché poi ci sono molte discussioni soprattutto su Marconi, però penso che oramai la maggior parte dei tifosi dell'Alessandria abbia capito che comunque è un giocatore molto importante, ma entreremo di più nel tecnico dopo. Adesso invece parliamo un po' di tutto ciò che si sta intorno, perché insomma il calcio è spettacolo, come ogni forma di spettacolo ha passione, ha comunicazione, e la voce ufficiale, no? Mirko D'Accordo, che è voce ufficiale dello stadio, tra l'altro se ne intende perché sei anche un conduttore radiofonico, quindi voglio dire, vivi delle cose all'interno che noi comuni mortali, come dicevo prima, riusciamo a vivere, perché io invidio molto, no? Un amico che prima era lo speaker, Mauro, e che mi raccontava delle cose molto interessanti. Ma guarda, è sempre emozionante, nonostante comunque esperienza per parlare al microfono che ne ho da ormai 25 anni, ma tutte le volte che io sono lì e leggo la formazione della squadra che amo, come amiamo tutti noi, anche facendo qualche gaffe, perché è anche successo, non è che te la nascondere, c'è sempre i brividi, c'è sempre emozione, perché è una cosa bellissima. Poi aver vissuto anche la cavalcata dello scorso anno, partendo da non avere nessuno per il discorso del Covid allo stadio, e invece adesso vedere tutte queste persone ritornare allo stadio tutti insieme è una cosa fantastica. Parlavo con un amico che insomma è presidente di qualcosa in Alessandria, insomma è molto importante, dicevamo che gli alessandrini difficilmente dimostrano il loro entusiasmo, ma se li chiami, se è il caso, ci sono, lo dimostrano i 20.000 telespettatori, cioè spettatori a vedere, no, Torino, semifinale, no, di Coppa Italia e tutto il resto, cioè quando gli alessandrini li chiami si muovono, ci sono. Parliamo di un terzo della città presente in trasferta, vuol dire che questa città merita qualcosa di importante, quest'anno ce l'abbiamo. Però prima di inoltrarci in altri argomenti tecnici volevo magari guardare quello che sono stati i risultati di questa settimana, di almeno questo turno di campionato, della settima giornata di campionato, e li leggo velocemente, tanto li sapete già tutti a memoria. Allora, Lecce contro Monza 3-0,
Crotone e Ascoli hanno pareggiato per 2-2, Cremonese e Ternana ha vinto la Cremonese per 2-0, Frosinone e Cittadella, fuori casa, vince Cittadella per 1-0, Alessandria Cosenza 1-0, Pisa Regina 2-0, Spal Parma 2 pari, Brescia Como, vince il Como, che tra l'altro sarà il nostro prossimo ostacolo, 4-2, a Brescia, e anche questo è un risultato che sarebbe da pensare, da analizzare. Ancora Pordenone e la Nerossa Vicenza, vince la Nerossa Vicenza 4-2 fuori casa, e Benevento Perugia 0-0. Adesso magari possiamo fare una cosa, però dopo aver visto questi risultati chiedo alla regia se è possibile mandare già in onda, magari lo anticipo un po' rispetto ai tempi che erano previsti, quello che è stata la cronaca della partita che ha curato Fabrizio Mattana. 4 punti nelle ultime 2 partite, prima storica vittoria in Serie B dopo 46 anni e un ultimo posto della classifica finalmente lasciato alle spalle. È ufficialmente iniziato il campionato dell'Alessandria Calcio, che va a riposo per la sosta delle nazionali, con il morale finalmente alto dopo un avvio di stagione molto complesso. Quella col Cosenza è una partita da non sbagliare e gli uomini di Longo, dopo un primo tempo praticamente privo di emozioni da entrambe le parti, hanno saputo alzare il ritmo nella ripresa, meritando il successo firmato dal gol di Gennaro. Già, proprio quel di Gennaro, protagonista di un avvio di campionato tutt'altro che esaltante e condito da qualche errore di troppo e dall'espulsione a Lecce. È significativo il fatto che siano stati lui e capitan Prestia, anche lui difensore, a guidare i Mandroni verso i primi punti del loro campionato dopo 2 partite in cui la squadra ha subito una sola rete contro le 15 incassate nei 5 precedenti turni. Una riscossa partita da un reparto arretrato che, messi da parte infortuni e squalifiche, può raccontare su una maggiore solidità. Contro i calabresi, Pisteri è stato chiamato all'intervento in una sola occasione, peraltro nel primo tempo. Se l'Alessandria vuole rimanere in Serie B, deve quindi proseguire su questa strada, con un gioco forse un po' meno bello da vedere, ma sicuramente più concreto. La sosta arriva intanto al momento giusto, con il tecnico che avrà ora tempo di recuperare qualche infortunato e di far ritrovare la forma a qualche giocatore non ancora al meglio. Alla ripresa delle ostilità sarà tempo di un nuovo scontro salvezza sul campo del Como. Io spero di avere un giorno o l'altro qui ospite in studio Mister Longo, perché secondo me sta facendo delle cose sublimi e devo dire che tutti i tifosi, no? Tutti coloro che seguono l'Alessandria Calcio da tanto tempo dicono non solo che questa è una super squadra, quindi merito del presidente, del direttore sportivo e di tutti gli altri, ma che abbiamo un allenatore veramente eccezionale, veramente bravo, e vorrei averlo perché ci spiegasse come vedono la partita loro allenatori, che normalmente è molto diversa da quella che vediamo noi. Però torniamo, Pozzi, a quella che è l'analisi che possiamo fare di questa partita, che ha confermato determinati personaggi, determinati giocatori che hanno un ruolo veramente importante, da Pisseri a Prestia. Sono successe diverse cose importanti durante questa partita. Per esempio, già nel prologo c'erano i festeggiamenti per le 100 partite con la maglia dell'Alessandria di Prestia, che veste a tutti gli effetti i gradi di capitano e lo fa, direi, con assoluto merito, con cognizione di causa. Ovviamente ha avuto purtroppo un infortunio che lo ha condizionato nella prima parte di stagione, dal quale probabilmente si sta riprendendo, e questa sosta potrebbe proprio essere il momento nel quale raggiunge una condizione sicuramente più consona alla sua stazza, anche perché è un atleta di una certa levatura anche dal punto di vista fisico. Poi noi parliamo sempre dei difensori, e il portiere dell'Alessandria, Pisseri, nonostante sia stato battuto più e più volte, è sempre stato tra i protagonisti. Per quanto riguarda la difesa, una parola va sempre pur spesa per
l'inossidabile, l'infaticabile Parodi, che adattato nel ruolo di difensore sta dimostrando che con la tenacia si può anche andare oltre ai propri limiti, che nel suo caso sono soprattutto fisici, ma non nel senso di tenuta fisica quanto proprio di confronto fisico con avversari che magari sono alti 20 o 25 centimetri più di lui. Di Gennaro, autore del gol importantissimo, il gol che ha regalato la prima vittoria in Serie B, quindi un gol storico che è arrivato dopo 46 anni dall'ultima vittoria dell'Alessandria in Serie B contro la San Benedettese nel 1975, che ha avuto dei passaggi a vuoto importanti, e quando parlavamo dei gol subiti dall'Alessandria, purtroppo in alcuni casi gli errori sono stati anche di Gennaro, che ovviamente li ha riconosciuti con grande onestà in conferenza stampa, e però ha sottolineato il fatto di essere assolutamente consapevole del fatto di avere bisogno di una difesa che non subisce reti. Quindi è un caso che per la prima volta, anzi la seconda, perché a Perugia hanno giocato tutti, avevamo Pisseri, Parodi, Mustacchio, Prestia e Di Gennaro, la difesa dello scorso anno titolare. E sì, noi non abbiamo subito gol, ripeto, è un caso, perché no, però no, si conoscono, c'è sicurezza, è stata una bella partita di difesa. Sì, ottima partita, hai giustamente sottolineato, chiamandolo in causa, Mustacchio, perché in questa partita, tra i temi tattici che si sono svolti, c'è anche stata la posizione, soprattutto nel primo tempo, di Mustacchio, che è stata purtroppo piuttosto arretrata. Molto guardingo, ha pensato innanzitutto a difendere piuttosto che ad offendere, e comunque Mustacchio è, secondo me, comunque sempre un valore aggiunto. Il fatto che siano gli stessi dell'anno scorso è anche frutto forse un po' del caso, perché in effetti in difesa sono arrivati dei nuovi giocatori, mi viene in mente Mantovani, mi viene in mente Benedetti, ma per una ragione o per l'altra, vuoi per infortuni, vuoi per una condizione da trovare, al momento l'affidabilità, è inutile dirlo, per adesso è arrivata con i difensori della scorsa stagione. Allora, volevo dire una cosa, perché adesso che tu hai parlato giustamente di grandi prestazioni, c'è bisogno ogni tanto di andare oltre quello che viene ritenuto il confine normale delle proprie capacità. C'è molte volte, concedetemi la parola, dell'eroismo da parte di persone che si sacrificano talmente tanto che riescono a fare delle cose incredibili, a segnare 3 gol in una partita, voglio dire, a fare delle cose pazzesche. E il pubblico ha bisogno di questo, e noi viviamo tutti lì, sin dai tempi, no, dei romani, andavamo al Colosseo già a vedere quello che era l'eroe, che era in grado di sovvertire quello che era il pronostico. E i tifosi, in fondo, hanno bisogno, come suol dire, di passione, di amore. E adesso è nato un coordinamento tra i tifosi. Io devo passare la linea alla pubblicità, però subito dopo, Mirko, ti chiedo di parlarci di questo coordinamento dei tifosi, perché tu sei anche parte, no? di un club di tifosi. Adesso ci stiamo organizzando anche da questo punto di vista in maniera ufficiale, però ne parliamo subito dopo la pubblicità.
Eccoci qui nella seconda parte di questo Grigio nel cuore. Volevo parlare un po' di corazza, di personaggi, però ho saltato un po' di cose nella scaletta e quindi facciamo un accenno a questo nuovo coordinamento dei club, che poi è nuovo tra virgolette, però adesso esiste in maniera ufficiale, che tra l'altro è un portavoce che è Sonia, che da tanto tempo conosciamo tutti perché è sempre molto attiva nella vicenda dei biglietti. Prego Mirko. Ma appunto è nato questo coordinamento dei Grigi Club, e poi verranno loro a parlare che sono più indicati, di cui fanno parte dei club conosciuti, regolarizzati, come appunto i Grigi Club Ciccio Valcalco del Cristo, Grigio di Oviglio, dove c'è appunto Sonia, dove c'è Materia Grigionera e anche noi degli Amici dei Grigi. Quindi nato questo coordinamento in modo che poi si possano organizzare le trasferte insieme, tra cui Como, sì, la prossima. Esatto. E quindi tutto regolarizzato, tutto sotto tanti club, tanti amici con la stessa passione. Ma però ripeto, poi verranno loro sicuramente a raccontare. Bene, allora facciamo una piccola analisi della partita, anzi la facciamo fare al mister, che dopo, certo, la partita, nel post partita, ha rilasciato un'intervista molto lunga. Qui ne proponiamo un primo pezzo, poi il resto lo vediamo dopo. Passiamo la linea a Fabrizio Mattana, che l'ha intervistato. La vittoria contro il Cosenza per l'Alessandria Calcio darà modo a mister Longo di vivere la pausa di campionato con maggior tranquillità, per affinare ancora la squadra e presentarsi al meglio all'insidiosa trasferta a Como del 16 ottobre. Contro il Cosenza i grigi hanno mostrato notevoli miglioramenti, non concedendo spazi agli avversari, agguantando tre preziosi punti con un gol di Gennaro. Ma sentiamo il commento di mister Longo. Sono davvero contento di come i ragazzi hanno interpretato questa gara. Perché l'hanno interpretata con maturità. Questa era una gara estremamente psicologica. Quando dico estremamente psicologica, dico che aveva un peso specifico anche nella loro testa, veramente molto importante, perché c'era la ricerca veramente di questa vittoria a tutti i costi, che volevano regalare alla società, al pubblico, alla città di Alessandria, e c'era sfumata troppe volte. Quindi oggi c'era un peso dietro questa partita psicologico notevole, che soprattutto nel primo tempo ha fatto sì che c'era qualche errore tecnico in più, che i ragazzi non erano sciolti come lo sono stati in altre gare, però credo che facesse parte della dinamica della partita, perché sapevamo che dovevamo concedere poco, dovevamo concedere poche transizioni, dovevamo attaccare ma farlo con intelligenza, senza scoprirci, perché Cosenza tutte le partite che aveva vinto in questo modo. Quindi credo che i ragazzi davvero vadano elogiati per come stanno lavorando, per la loro disponibilità e per quello che stanno dando in ogni gara, e oggi secondo me regalano questa vittoria a tutti con grande merito. La squadra avrà due giorni liberi adesso, poi riprenderà gli allenamenti martedì e sabato faremo un amichevole, quindi così sarà l'approccio al lavoro. Ho sentito nella domanda con un pizzico di serenità, invece la squadra deve lavorare senza il pizzico, deve lavorare con serenità, perché una squadra che sta dando tutto, anche quando non arrivava la vittoria, doveva lavorare con serenità, perché sono ragazzi che li vedo lavorare quotidianamente. Ho visto le partite come le avete viste voi. Sono usciti dal campo a volte immeritatamente, perdendo la partita senza punti, quindi devono stare sereni, devono pensare solo a lavorare con entusiasmo, che deve essere l'arma in più per questo tipo di squadra. Allora, questo è stato il commento, una parte del commento rilasciata dal mister subito dopo la partita. Tra l'altro io ho detto erroneamente intervistato da Fabrizio Mattana, ma Fabrizio ha fatto l'introduzione, l'intervista la trovate anche sul sito ufficiale dell'alessandriacalcio.it. Questo è il commento
dell'allenatore. Ma adesso abbiamo al telefono qualcuno che è un super tifoso come noi, anzi forse di più di me, perlomeno, dei Grigi, perché lui storicamente fa parte di una famiglia che è sempre stata super tifoso, super informato. Si chiama Michele Pittaluga e guarda caso, essendo il nipote del famoso Michele Pittaluga del premio internazionale di chitarra classica, oggi, visto che è la giornata di dedicata al nonno, mi sembra che non poteva capitare meglio questa cosa, no? Pronto? Mi senti, Michele? Sì, pronto, buonasera. Ciao. A tutti. Buonasera a tutti voi. Allora, una famiglia doc la tua, non solo per la musica ma anche per lo sport. Allora, mi fai un commento di quello che è stato la tua visione di questa partita, cosa hai visto, come l'hai vista? Allora, prima di tutto buonasera a tutti, sì. Io ringrazio prima di tutto per la presentazione, sì. Non posso che dire, essere sincero, che da tifoso prima di tutto il calcio, soprattutto Torino Alessandrino, è passione, per me è un grossissimo piacere aver potuto condividere fortunatamente sia la promozione tanto agognata, sia la prima vittoria allo stadio Mocagatta con mio padre, che come è stato detto prima, anche lui grandissimo tifoso, ed Marcello. È anzi, sicuramente grazie a lui che seguo e sono così tanto tifoso dell'Alessandria, e cosa che si ripercuote anche nel passato e si ripete, perché era mio nonno che portava mio papà allo stadio, quindi è una cosa che passa di generazione in generazione e mi auguro, anzi sono convinto, che andrà avanti anche nel corso delle prossime generazioni, sì. Quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere. Per quanto riguarda la partita e la vittoria, come tutti i tifosi ci auguriamo che sia un buon viatico per il futuro, sicuramente. Speriamo che si abbia potuto far sciogliere i giocatori che magari giocavano in maniera più contratta, sperando, anzi sicuramente essendo convinto del fatto che non ci rilasseremo troppo galvanizzati dalla vittoria, perché sono convinto che abbiamo un allenatore che non fa respirare o comunque, diciamo così, allontanare i giocatori dell'attenzione massima, che è il nostro mister Longo, quindi sono sicuro, tranquillo, fiducioso per il futuro. Allora, adesso vi svelo una cosa, la svelo a tutti naturalmente, perché c'è un angolo di questa città che è tra Corso Roma e via Piacenza, dove c'è un dibattito quotidiano, un po' come Piazza della Lega, sui Grigi, ma da anni, sempre. L'altro ieri vado in farmacia, vedo ascolto un signore di una certa età che parlava dei Grigi e che diceva tanto non ci rimarremo in Serie B, eccetera eccetera, e Michele mi chiama e mi fa: scusa, ma secondo te rimaniamo in Serie B? Io ho detto sì, è vero o no, Michele? Sì, sì, è vero, devo dire che ormai la farmacia sta diventando un comune, sicuramente sì. Sì, voglio dire, però ogni tanto gli alessandrini hanno questo approccio, no? Un po' diffidente, non vogliono entusiasmarsi, poi invece ci sono 22.000 altri alessandrini che vanno allo stadio, no, a Torino, forse, Milano, Genova. Prego. Forse sicuramente potrebbe essere anche il fascino, cerchiamo sempre di vedere il positivo, del fascino della piazza che si magari si abbatte alla prima difficoltà, ma che poi ha un cuore tale che permette di far andare 22.000 tifosi a Torino. Forse per la sicurezza pubblica, fortunatamente si era quasi 100 km, perché se si fosse giocato ad Alessandria, a parte con il Oriente, ma credo che ci sarebbero stati 90.000 spettatori. Sì. Sì. Beh, se togliamo bambini e molto anziani, c'era quasi tutta la città, voglio dire. Assolutamente. Quindi, i famosi chiuso per partita. Esatto. Chiuso per Grigi, me lo ricordo, l'ho pubblicato anch'io. Però dimmi una cosa, l'ultima. Dal tuo punto di vista, l'assetto che ha dato Longo in questa partita può essere quello diciamo definitivo, che ci aiuterà, cioè una squadra più bilanciata, non troppo sbilanciata a fare tanti gol, ma come dicono, no, i grandi allenatori di Serie A, primo non prenderne, poi dopo meglio se segniamo. Io sicuramente sì, io confido pienamente nell'allenatore. Credo e sono convinto anche che nel bene o nel male, soprattutto nel male delle prime altre 5 partite, quindi le 5 che ci hanno visto purtroppo uscire sempre sconfitti, anche sinceramente non meritatamente, credo che all'allenatore ne potesse poco, perché magari
e ha contato tanto l'inesperienza di alcuni giocatori, che ci sta, che sono i primi, le prime partite della Serie B, e si dovevano calare completamente, diciamo così, nella cadetteria. Caso vuole la prima partita che nessun giocatore, ovviamente purtroppo il difensore, il portiere, se fa l'errore viene pagato di più rispetto che l'attaccante, la prima partita che il reparto difensivo non ha fatto gol, non ha fatto un errore, non abbiamo preso gol e siamo usciti con i tre punti. Quindi io sono convinto anche che sia soltanto questione di tempo, di tranquillità, e i risultati verranno. D'accordo con te, ti ringrazio per aver partecipato a questo programma, ci sentiremo in futuro. Grazie a voi. Grazie, ciao Michele. Allora, Fabrizio Pozzi, tu che hai un sito internet, no, che è grigionline.com, tu senti, lui li sente dal vivo, no? Mirko li sente allo stadio, ma tu li senti o li vedi anche online? Beh, certamente, è ovvio che la promozione in Serie B abbia determinato un ulteriore interesse per la squadra anche fuori dai confini cittadini o provinciali. Questo sicuramente si riallaccia un po' al discorso che tu facevi prima, cioè essere tra le principali 40 squadre professionistiche in Italia è un valore aggiunto da tutti i punti di vista e anche per la città. Per Grigio Online ovviamente è un elemento di visibilità, ci permette di interagire con un livello di professionismo notevole, che è molto ben applicato dall'Alessandria come società, come staff tecnico soprattutto. Sono molti i dettagli che grazie alla Serie B si sono veramente affilati, nel senso che adesso è tutto più, fra virgolette, serio, è veramente qualcosa di importante, e forse questo lo sentono un po' anche i tifosi, si sentono protagonisti di una nuova realtà. Sì. Molti dei tifosi dell'Alessandria non hanno avuto la fortuna, come me che ho la barba bianca, di vedere, e allora ero un bambino, l'Alessandria in Serie B. E questo penso anche possa essere un volano per il futuro, per riaccendere ulteriormente una passione che non è mai crollata nonostante vicissitudini che sono durate per ben 46 anni. E anche questa sorta di alessandrinità che sì. Citavi con non vogliono andare su, non vogliono stare su, sì. Chiaramente sotto nasconde un desiderio infinito di andare su quando dovevamo andare o di rimanere dove si è, in effetti quasi mettere uno spauracchio per cercare di non essere troppo delusi, certo. Ma io credo che in effetti l'amore sia molto viscerale. Bravo, esatto, sono d'accordissimo. Forse c'è questo bisogno di protezione per non rimanere delusi, e allora non si rilasciano dichiarazioni troppo entusiastiche. Esatto. Però io sono un grande sostenitore di un famoso libro che aveva scritto un autore centroamericano, è stato un film, diceva sotto il vulcano, non si può vivere sin amar, non si può vivere senza amore. E allora uno deve amare il proprio lavoro, deve amare la gente che gli sta intorno, deve amare la squadra di calcio, deve lasciarsi trasportare dalla passione. Mirko, guarda, tu la vedi, io ti posso raccontare una roba. Io ho avuto la fortuna di essere sul pullman il giorno della passeggiata sì. trionfale che abbiamo fatto per la città, e ho visto tante persone che so anche molto criticose, diciamo così, ma sempre in maniera positiva, sì. piangere. Quindi infatti i giocatori che erano sopra il pullman, che comunque non sono di Alessandria città, mi dicevano: ma che bello è, cioè, ma veramente tutta sta gente qui per noi, perché comunque è stato un viaggio bellissimo, pieno di tanti tifosi che magari allo stadio non vedi, e vedevi anziani, signore, ma anche bambini che piangevano per la gioia, giustamente. Sì. E quindi, come dici tu, come diceva appunto Fabrizio, il criticone, tra virgolette, vuole un attimo non rimanere deluso, però poi... Come nella storia d'amore, ma però, non so, è innamorato di lei. Però poi quando succede... Esatto.
È bellissimo. Allora, dopo però parleremo della dirigenza che tu vedi da vicino. Prima di entrare in trasmissione mi hai detto: io sono entusiasta, no, di questa dirigenza, e vorrei parlare anche di Artico, che secondo me è un personaggio veramente incredibile, almeno dal mio punto di vista, per quello che l'ho conosciuto e lo conosco personalmente, è un personaggio veramente unico, però poi anche degli altri. Prima sentiamo l'opinione dei tifosi, visto che parlavamo dei tifosi, o perlomeno quello che hanno detto subito dopo la vittoria col Cosenza. Sentiamo. Ce l'abbiamo fatta! Finalmente, era ora! Dopo tanta sfiga, finalmente ce l'abbiamo fatta! Poi di fatica l'ha fatta! Un po' sì, però se non giochiamo contro questi, mi sa che... Comunque, piccoli passi ce la facciamo! Ados! Siamo felicissimi davvero tanto! No, io mi sono emozionata, veramente, è stata un'emozione incredibile, bellissima, veramente! Si esce felici stavolta! Meno male, ci andava! Era ora! Comunque, sì, sono, fisicamente gli manca qualcosa. Comunque è andata bene, speriamo che... La ringrazio. Il mister ha indovinato ancora una volta come tenere la partita. Meritata, secondo tempo bellissimo. Hanno giocato con tanta paura, ma alla fine è andata bene. Oh, finalmente i primi tre punti, siamo contenti. Speriamo di continuare così. Si è vista la squadra che il gruppo c'è. Forza Grigi, dai. Guarda la maglietta. Ce l'abbiamo fatta! Forza Grigi sempre! Ciao! Forza Grigi! E ogni tanto l'entusiasmo deve venire fuori, no? Ne abbiamo bisogno. Allora, dicevamo però che, Mirko, tu che vedi la dirigenza anche nei momenti in cui non è vista da tutti, mi dicevi che comunque ti sembra un gruppo veramente molto compatto, molto valido, che vuol dire è appassionato e dedicato 24 ore su 24. Allora, non è perché solo speaker Alessandri, allora voglio fare bella figura, perché comunque sono prima tifoso Alessandri, poi speaker. Chi mi conosce sa che anch'io ogni tanto qualche lamentela l'ho fatta. E ho avuto la fortuna di conoscerli non proprio da vicino, perché non è che ci vivo insieme, però ho visto tanto amore al di fuori dello stadio, ho visto tanto amore da parte del presidente, di Borio, di Vaio, chiacchierando anche con loro. Addirittura era dicembre dello scorso anno, avevamo perso con Renate e io e Vaio ci siamo trovati per una roba di commerciale per l'Alessandria. Ed ero incavolato, perché dicevo: come è possibile con la squadra che abbiamo? E lui mi ha detto: noi ci crediamo, abbiamo costruito questa situazione, tutti i giorni facciamo avanti e indietro da Torino, mettendoci anche con le nostre famiglie, perché tutti hanno anche dei bambini piccoli, però ci crediamo tremendamente, ed era dicembre. Esatto. Infatti poi quando siamo saliti ho visto un abbraccio bello tra loro tre, di quelli proprio intensi. Ma ripeto, non lo dico perché faccio parte della società e allora devo far bella figura, no, perché... In una città super critica, voglio dire, nonostante le prime sconfitte quest'anno, io incontravo delle persone che, insomma, hanno molta facilità a criticare, però dicevano: abbiamo una super squadra. Abbiamo una super squadra e meritiamo molto di più di quello che stiamo ottenendo. E questi tifosi che ha intervistato il collega Andrea Guala hanno dimostrato che nonostante le sconfitte l'entusiasmo c'è, ci crediamo e abbiamo l'idea che da questo momento una svolta sia iniziata. Questa è una cosa secondo me molto importante. Cioè, non, è vero che stiamo vivendo una situazione che aspettavamo da quasi mezzo secolo, però non era scontato che con 5 sconfitte in fila non ci fosse neanche il minimo mugugno allo stadio, anzi ci fosse un incitamento che è sempre stato al di sopra delle righe. La gradinata nord dell'Alessandria
e direi tutto lo stadio che si man mano sempre più si fa trascinare, sono un valore aggiunto. Il fatto stesso che molto spesso l'allenatore, i giocatori, il presidente vogliano vincere per dedicare la vittoria ai tifosi, credo sia molto significativo. Mi sembra che ci sia una unità di intenti che, come giustamente hai sottolineato tu, Dedè, non sempre c'è stata da queste parti, perché a essere sinceri ci sono stati periodi in Serie C, anche abbastanza recenti, durante i quali non c'era uno scollamento tra la società o la squadra, soprattutto i giocatori, e la tifoseria. Adesso invece sembra che siano diventati una cosa unica. Evidentemente i tifosi apprezzano moltissimo il fatto che l'impegno è totale, e probabilmente molto del merito va a Mister Longo, che riesce a trasmettere ai suoi giocatori la cultura del lavoro e la cultura del campo di gioco, come comportarsi su un campo di gioco. Questo è un elemento che viene riconosciuto dai tifosi immediatamente, e anche con 5 sconfitte abbiamo visto una squadra che è sostenuta al massimo dai propri tifosi. Allora, io non so se dalla regia mi devono suggerire qualcosa i nostri due registi, Michele Manzini e Marco Mandirola. Avevo sentito un rumore nell'interfono. Abbiamo la pubblicità, ok, dai, andiamo, poi ritorniamo tra poco. Eccoci di nuovo insieme, Grigi nel cuore. Allora, abbiamo lasciato 2 o 3 argomenti indietro, Fabrizio Pozzi, ti avevo citato prima Corazza, abbiamo citato le situazioni di attacco dell'Alessandria, che sono state veramente notevoli, di grandissimo livello, e poi c'è quell'altro aspetto molto importante, lo sappiamo bene, che è quello degli arbitri. Tu avevi anche una novità da dire. Sì, beh, no, non è una novità. Sicuramente oggi è stato
ufficializzato da parte di Alessandri il ritorno di Emiliano Gaglione come dirigente addetto all'arbitro, una figura che Gaglione aveva già ricoperto dal 2014 al 2019. È un ex arbitro, ha arbitrato a livello nazionale sia in Serie A che in Serie B, ovviamente anche in Serie C nella sua carriera. È l'addetto all'arbitro, una figura secondo me importantissima all'interno della squadra di calcio. Ovviamente l'addetto all'arbitro è il soggetto che innanzitutto deve mettere la squadra nelle condizioni di tenere il comportamento migliore nei confronti dell'arbitro. L'addetto all'arbitro non è semplicemente il dirigente che va ad accogliere la terna, anzi adesso è quaterna, cinquina, eccetera, arbitrale, e la fa accomodare nel suo spogliatoio. Questo è soltanto un aspetto meramente logistico. La figura invece si concretizza soprattutto nel rapporto che la squadra deve avere con il direttore di gara. Non è che ora che c'è un nuovo addetto all'arbitro l'Alessandria sarà favorita dagli arbitri, però sapersi comportare in campo è un elemento essenziale nell'economia, per esempio dei cartellini gialli che si vanno a subire, nella conoscenza del regolamento che è in continuo divenire. Tra le attività che Gaglione svolge c'è anche per esempio quella di consulente con società di Serie A. A proposito, ma adesso che il presidente Di Masi è entrato anche nel consiglio della Lega, questo potrà venirci, no? Un po' di aiuto, saremo più ascoltati forse. No, ma io non credo che quello sia il luogo dove si viene ascoltati. Io credo che quello sia comunque il centro pulsante dove si prendono decisioni per quanto riguarda la Lega di Serie B, e quindi questo è un elemento importantissimo, essere presenti nel consiglio direttivo dove si prendono le decisioni. Male non fa. Assolutamente, pensare che questo possa portare un beneficio in termini di arbitraggi, calendari, credo che sia una illusione. Direi che invece è molto importante poter essere al centro del processo decisionale di una Lega importante come la Serie B, che si sta distinguendo come un esempio, per esempio per quanto riguarda la vendita dei diritti televisivi, che sono ceduti in tutto il mondo. Diritti televisivi sono introiti per le società, e quindi essere all'interno di questo meccanismo è un vantaggio, ma non certo per quanto riguarda. Quest'anno tra l'altro siamo più fortunati degli altri anni, perché la Serie B ha una grandissima visibilità grazie ai canali nazionali, Sky trasmette tutta la Serie B con molte telecamere, perché i service sono di Sky, no? E c'è naturalmente DAZN, che dà grande visibilità alla Serie B, e quindi da un certo punto di vista ce la godiamo anche di più, se non possiamo andare allo stadio, la vediamo in trasferta, eccetera, eccetera. Però un'analisi velocissima, perché il tempo corre, cioè stasera non riesco. Meno male. Allora, stavamo parlando prima di Corazza, ma volevo parlare anche di Chiarello, volevo parlare di Mustacchio, eccetera, eccetera. Un equilibrio molto bello. Sì, sono tutti giocatori che già conoscevamo, perché sono qui da tempo, in particolare Chiarello, che sta crescendo, diciamo così, insieme alla squadra. Proprio il mister ne ha sottolineato le capacità e la duttilità tattica, la capacità di poter ricoprire diversi ruoli. Diciamo che anche lui cerca di ritagliarsi uno spazio all'interno della... Tra l'altro, scusami, ti interrompo, visto che chiacchiero molto con Ricky, e c'è stata un'azione nel secondo tempo dove ha preso la palla, poi è arrivato lì, ha tirato, gliel'ha tirata fuori e si era arrabbiato tantissimo per questa occasione. Però l'ho visto correre tantissimo sabato, e infatti alla sera gli ho scritto: Ricky, ma oggi com'è che correvi così tanto? Che carica avevi? E lui mi ha risposto: bisogna crederci sempre. Esatto. Allora, facciamo una cosa, perché siamo andati un po' troppo avanti col tempo, abbiamo lasciato indietro qualcosa, perché Mister Longo ha parlato nella conferenza stampa, nel post partita, dopo partita, anche di altri giocatori, Capitano, Prestia, poi ha parlato anche di Chiarello, appunto, di Milanese. Sentiamo un primo contributo sul Capitano.
di Cosenza sia stato anche frutto della nostra scelta. Abbiamo fatto una scelta tattica di concedere il centrale difensivo libero, di conseguenza le giocate a muro sui terzi, però ci siamo tenuti il 3 contro 2 dietro. Quel 3 contro 2 dietro secondo me ha evitato che loro potessero giocare come erano abituati in ripartenza, quindi la partita in quel caso lì diventava 50-50, perché anche loro erano costretti a dover impostare, a dover alzarsi, e abbiamo tolto quella profondità che tenevamo di questa squadra, quindi credo che quella sia stata una cosa voluta e interpretata comunque bene dai ragazzi, perché sapevamo che cosa poteva succedere in quelle situazioni. Per quanto riguarda Marconi, sono contento della prestazione che ha fatto. Marconi è un ragazzo che ci darà una grande mano, è arrivato qui, come ho detto e ripetuto tante volte, senza condizione. Questi sono minuti che ho investito su un ragazzo che ci darà un grandissimo aiuto. Oggi, pur non essendo al massimo della condizione, ha dato secondo me tutta la disponibilità che aveva, ha tenuto palla, ci ha fatto salire, secondo me ha migliorato soprattutto nella disponibilità e nella mobilità che nelle partite precedenti magari non aveva, e quindi questi minuti possono solo che fargli bene in prospettiva futura, perché abbiamo bisogno anche di lui in questa squadra. Sì, diciamo che non c'è stata cosa migliore che fare le 100 partite con l'Alessandria e portare a casa una vittoria molto importante. Sono molto felice di questo, sia per il traguardo sia per la partita di oggi. Quindi non c'è niente da fare che continuare su questa strada, cercare di essere positivi sia nel campo d'allenamento sia tra di noi. Ci siamo riusciti abbastanza bene anche nelle sconfitte, quindi speriamo di continuare così. Per quanto riguarda l'infortunio, a livello clinico io sto bene, l'unica cosa che ancora mi manca qualcosina a livello fisico, che naturalmente trova sia l'allenamento che il giocare partite. Sicuramente queste due settimane di stop mi serviranno sicuramente per mettere un po' di minuti e un po' di forza sulle gambe, e questo fa sì che al rientro delle due settimane sicuramente starò meglio di adesso. Sicuramente Alessandria per me ormai è casa, e quindi la verità è che mi trovo molto bene, sto bene, riesco a trovarmi bene sia in società che con i compagni, quindi sicuramente sono migliorato su tanti aspetti. Sai, quando trovarsi bene in una città, trovarsi bene con una società è per noi molto importante, questo fa sì che si migliora. Quindi sicuramente sono soddisfatto di questo. Allora, la voce del capitano, però volevamo parlare, ci stiamo avviando velocemente alla conclusione, due minuti a testa, per dire, tu mi parlavi prima di Milanese, dell'importanza, c'è anche una dichiarazione dell'allenatore, però commentiamo questo fatto. Beh, sicuramente Milanese è un giovane molto promettente, ha già giocato nella Roma, forse anche segnato in Europa League con la maglia della Roma, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, e adesso è stato convocato nella nazionale Under 20 che giocherà nei prossimi giorni il torneo delle otto nazioni contro Inghilterra e Portogallo, quindi non due avversari qualunque. È bello in fondo vedere che ci sono giocatori dell'Alessandria, l'altro è russo, sfortunato protagonista nella partita contro l'Ascoli, che comunque è stato nuovamente convocato in nazionale da Nicolato, che è il selezionatore dell'Under 21. Può darsi che questo possa restituirgli un po' di serenità. Come dicevo prima, il calcio è spettacolo. E come succede sempre nel mondo dello spettacolo, ci sono indiscrezioni, voci che girano. Io mi ricordo che per tanti anni c'era il Toto allenatore, quando stava per cambiare allenatore, c'era il Toto attaccante che doveva arrivare. Tu però, Mirko, cioè, ne senti di cose, no? Qualcosa potresti raccontarci. Adesso, se non hai voglia, non hai il tempo, devi chiedere il permesso di raccontarci qualcosa, però tu che le vivi lì,
vedrai, no? Scusami solo un secondo perché poi mi dimentico. Tutte queste interviste le trovate sul sito dell'arsendiacalcio.it. Tra l'altro ringraziamo anche Gigi Poggio per il supporto, l'ha detto stampa dei Grigi. Però diciamo anche Gigi, tu lo senti, lo vedi spesso, no? Sì, 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 Gigi. Gigi e anche tutto lo staff della comunicazione dell'ufficio stampa d'Alessandria. No, beh, adesso non è che al si quale vanno i miei complimenti. Assolutamente, sì, assolutamente, perché fanno un bel lavoro importante. E, no, beh, di iscrizione adesso non ce ne sono. Io posso assicurarvi, ma sin dallo scorso gennaio, da fine gennaio, febbraio, dopo la sconfitta col Piacenza, si è creata una cosa bellissima tra i giocatori e l'allenatore. Cioè, proprio io ho sentito anche i discorsi alla festa, alla cena promozione che abbiamo fatto dopo Padova, e tutti i giocatori riconoscevano che erano una famiglia, si sentivano una famiglia. E ancora adesso, anche se qualcuno di loro è andato via, quando io parlo con i giocatori, tutti credono in Mister Longo. Anche quando perdevamo, tutti dicevano: girerà, non c'è problema, ma ci fidiamo di quello che stiamo facendo. Bisogna credere nel comandante, perché sennò ci va grande collaborazione, grande fiducia. Credere nel comandante, sennò poi non conta niente. Cioè, il paese di Saint Germain credo che insegni che avere tantissime star, ma che poi non si parlano insieme, non porta da nessuna parte. Almeno, magari poi il comandante riuscirà a farli dialogare. E... Beh, credere in chi comanda è molto facile quando le cose vanno bene, ma è molto più difficile, e giustamente Mirko lo ha sottolineato, quando le cose non vanno bene, come è accaduto all'inizio. Questo vuol dire che c'è veramente qualcosa in più di una squadra di calcio, e quindi questo può far ben sperare, fermo restando che se guardiamo la classifica, questa in questo momento purtroppo è ancora lì, che non è che possa soddisfarci del tutto, anzi siamo in una posizione di classifica che è sicuramente molto delicata, però le ultime prestazioni possono far pensare. Sì, abbiamo quattro punti come il Crotone, cioè, beh, però i prossimi due sono come Crotone. Esatto. Tra l'altro, a Como il 16 non dovremmo giocare, sì, a Como. Alle 18:30. Tra le curiosità, che le prossime due partite interne, perché dopo la partita con il Como Alessandro ne giocherà due di fila in casa, sono contro Crotone e contro Frosinone, due squadre che, come l'Ascoli, l'Alessandria non ha mai incontrato. Quindi forse il bello della Serie B è riuscire a confrontarsi con queste realtà che sono emerse negli ultimi decenni, rispetto invece al passato che l'Alessandria ha avuto nella prima parte del secolo scorso. Bene, la regia ci sta mandando il calendario appunto di quella che sarà l'ottava giornata. E, abbiamo ancora due minuti a disposizione. Come ci stiamo preparando per andare a Como? Voglio dire, abbiamo detto prima che i tifosi si sono già dei pullman, penso che 4-5, anche se non sei pullman, dovrebbero esserci, anche che mi sembra che 250 persone possono andare a Como. Sì, il settore ospiti, sì, è forse... E credo che ormai siamo... siamo quasi a tappo. Allora, naturalmente, come dicevo prima, sul sito dell'Alessandria Calcio si trovano tantissime notizie, ma sono di carattere ufficiale, ogni tanto anche il gossip è qualcosa che ci va. Ci sono siti di informazione molto interessanti, il nostro per esempio Teleradio News 24, ma c'è anche grigionline.com che Fabrizio Pozzi naturalmente conosce molto bene, ci può dire come, cosa ci racconta in questi giorni. Beh, sicuramente in questi giorni faremo degli approfondimenti sul un aspetto che per adesso non abbiamo ancora toccato, che è quello del minutaggio che Mister Longo ha riservato ai suoi giocatori. Ci sono giocatori che sono sempre stati presenti, come Casarini, Parodi, Mustacchio, che ha saltato forse mezz'ora, mi pare, della partita con il Benevento. Quindi sarà interessante vedere chi è stato maggiormente impiegato, ed è un'analisi che pubblicheremo nei prossimi giorni, e poi andremo con la media dei voti che noi diamo tutte le settimane con le nostre pagelle, e questa pausa ci dà l'occasione per fare, siamo già dopo 7 partite, quindi
è già un dato abbastanza significativo, e quindi potremo vedere come noi di Grigio Online, ovviamente a nostro insindacabile giudizio, come si suol dire, abbiamo valutato le prestazioni dell'Alessandria e dei singoli giocatori. È una cosa che facciamo da tempo e che suscita giustamente i commenti dei nostri lettori, perché è ovvio che frequenteremo. Non tutti sono possono condividere. Allora Mirko, tu sei come il settimo cavalleggeri, no? Quello che suona la carica prima di iniziare la partita. Mi raccomando, la prossima in casa scateniamo gli entusiasmi. Anche l'impianto nuovo, quindi penso che lo sentiremo molto bene. Di solito dopo le formazioni dico sempre: tifosi dell'Alessandria, tutti insieme, forza Grigi! Bellissimo. Allora, vorrei ringraziare per aver collaborato a questo programma Michele Manzini, regia, Marco Mandirola in regia, Andrea Guala, regia, giornalista, operatore, eccetera, eccetera, Fabrizio Mattana, che conoscete ormai benissimo, Giuseppe Loforte, altro collega validissimo, Concetto Bonfiglio, eccetera, eccetera, che collaborano tutti a confezionare i nostri servizi e questo programma. Ringrazio per essere stati ospiti qui Fabrizio Pozzi, giornalista di grigionline.com. Grazie. E Mirko D'Accordo, che è un po', oltre che un grande tifoso, la voce ufficiale allo stadio Moccagatta, che ci scalda prima che i Grigi scendano in campo. Grazie a voi, grazie a tutti, ci rivediamo naturalmente martedì prossimo.